i neoassunti, dove sono i neoassunti? Lei non è un neoassunto. Ecco un neoassunto. Come si sente in questi momenti, in questi frangenti frantumati? Molto, molto assunto, è poco neo adesso. Come dire a Napoli, molto assorto. Aspetta un attimo, intervistiamo. Faccio a tutti. Molto assunto. Una neo assunta. Una neo assunta. Un barzelletto di Italia. Questo è un assunto. Avvocato, come si sente? Quello che ha detto. Come si sente di ruolo? Come? Come si sente di ruolo? Arruolati. Arruolati. Ottimo. Professor Donà, come si sente da arruolato? Mi sento bene, grazie. Molto bene, grazie. Arruolato. Prego, prego, mangiamo. Aspettiamo un attimo. Un attimo solo. L'ultima arruolata. Un pensiero per la niente. Che bella scuola. Che è vero, che bella scuola. Un pensiero per le fiato. Un pensiero, un ringraziamento a chi? In particolare a tutti, tutti. Bullo, a tutti. Tutti, tutti. Molle, commissione. Scotti, di Lecce, tutti, tutti. Tutti. Bene, bene. I neoassunti sono pronti. Eccoli lì, belli come il sole. I neoassunti. Oh, non lo so ancora. Con fotografie. Immortaliamo il momento. Il momento in cui si ficca il tappo nel naso. Adesso scalda la bottiglia. Sì, guardate. Sta tenendo troppo in mano. È agitato e agita la bottiglia. Presidente, vado lei, ci attendiamo tutti dietro. Mi ha sfiorato le chiappe, ecco. Elio splende come il sole. E tutti noi. Io rappresentante degli insegnanti, ho pensato di fare una cosa da parte mia, ma come rappresentante degli insegnanti per i nuovi messi, per augurio di buona fortuna, grazie. Per ringraziare la vicepresidenza che ci tiene tutti uniti e ovviamente il preside che è anche il suo compleanno, che tutto sommato quest'anno è andato tutto bene e che quindi insomma siamo tutti contenti. Mi aiutate? Andiamo a fuori. Niente la carta. Ma hai fatto qualcosa con le no, vado di qua che è uguale. Allora, io canto a una condizione. E naturalmente i nominati. Soprattutto per regione, perché io ho fatto dei pezzi per regione, in onore dei 9 assunti che vengono da 5 regioni diverse. Ecco, io non conoscendo naturalmente i miei assunti, però conosco la geografia. No, non si stava a vedere. E quindi il neoassunta della regione, ho assunto, della regione, della prima regione, deve suonare il tamburello. Siccome la prima regione è la Puglia della pizzica pizzica, permettete.
Questa è una mimma? No, non è una mimma. Io ho bisogno di prendere esempio da te. Scusa, è la maestra supera. Allora, questa è una canzone fatta per la rappresentanza pugliese fatta da lui e poi da me. Allora, a me da me. Devo dire che poi ci sarà anche un omaggio a Santo Brullo, non so se lo conoscete. Antonella. Due canzoncine. Allora, siccome la base è quanto è bella il primo amore che poi diventa quanto è bella passate ruolo, allora ci vuole un meraviglioso goliardico silenzio in classe. Facciamo i complimenti a... Facciamo i complimenti agli ex studenti che sono diventati, ahimè, docenti. Loro hanno faticato e non si sono arresi. Noi che accettiamo tutti anche lì pugliesi. E tra una scuola e l'altro sa so vista grigia in questa gran Milano di risotti e creme con tanta nostalgia delle cintre. Qui ho cambiato, se fate silenzio capite anche le parole. Quando è bella passate voi, ma con culle più bella. Per la Puglia. L'altra regione rappresentata è è la Sicilia. E per la Sicilia dove stanno i siciliani? Ce n'è una caterva di siciliani. Siciliana doc, invece questa a due mesi era già a Milano. Doc la top. È dopata. Allora, ovviamente la canzone più famosa della Sicilia qual è? Ragazzi, qual è? Giuri, allora, qui ci vorrebbe l'accento siciliano, non è che so cambiare tutti gli accenti, vengo da Napoli e sto a Milano. Angela, vai, dai. Io ora me ubriaco del Barolo e posso dire a mamma so del ruolo. E mo che va promosso a commissione, un giorno posso dire sto in pensione. Lavoro tutto l'anno, c'ha una Pasqua, estate e Capodanno. Porro sì, per festeggiare un ruolo, granita a tutti eppure in Ugannone. Che ha valutato e ha promosso tutti questi, che raccomanda tutti questi a più lavoro, ah no, questo non c'è. Ho studiato a rotta di collo per presentarmi a Belforti e alla Moro. E alla fine, dopo sta menata, riceve tutti eppure una cassata.
addirittura i lombardi, c'è un lombardo come una specie profeta, un vero milanese a Milano, una meneghina, mille foglie. Cioè suonare quando arriva a Barbera e Champagne stasera se magna perché è di gamba. Allora facciamo un po' alla Iannacci. Io qui mi trovo solo in Lombardia e sento questa scuola un po' pulita. Offro a tutti da mangiare bene, qui non abbiamo chiuso le frontiere. Oggi è un po' cambiata la mia vita, credo nell'Italia bella e unita. Al nord siamo seri e solidari, davanti ai presidi siamo tutti uguali. Stasera crediamo, e a chi ci dice che una sola è un terror lo licenziamo. Vediamo il Piemonte. Allora, questa è stata un po' concordata perché ho detto Piemonte, quali sono le canzoni di Piemonte? Lui subito mi ha indicato una che riconoscerete, una canzone del Piemonte. Effettivamente ha cambiato le parole. Sì, meno male, perché ho fatto anche un'intervista all'avvocato, ho saputo che l'avvocato non ha capito se è civile o penale, ma è l'avvocato, appunto. Allora, per quanto riguarda la campagna, ho scelto la base che forse più allegra che c'è, perché anche campagna vuol dire tarantella, tarantella, per cui ho scelto questa cosa. Il tamburello non solo è necessario, ma sarebbe necessaria anche la vostra partecipazione. Scusate, un pochino di partecipazione, ma già la vedo, ma non so, una partecipazione con... Avete il tamburello in giro? Allora, per un campano che entra in ruolo, ci sono due... che viene assunto in ruolo, sono due nomi tutelari, uno è Amaronna Assunta, che se non ti assume la Amaronna, Amaronna Assunta è quella che assume, e non è la Giannini, l'altro è San Gennaro. Essere assunti a San Gennaro è facile, basta dare il sangue. Mi dicevo chi mi ama e facevo vita grana. Mi dicevo giovanotti venderò i panzerotti, è una vita da cerotti che ti prende un po' cazzo. Nel momento culminante del finale travolgente mi trovai qui alla Liende che me ne ero parlare. Esatto.
una. Io spero che il paese ne dia un buon esempio del silenzio, perché a lui è dedicata questa canzone. Questo deve ascoltare, perché è dedicata a lui. Quindi se si è persa allo sta zazà, non si può perdere. No, allo sta. Allora, sì, sì. Una balletta. Non si vede le parole prima. Silenzio, grazie. Dovrò inventare. Due minuti e poi vi lascio, cioè ci lascio. Allora, questo è per Gullo. Allora, per capire queste canzoni, dovete capire che io appunto ne ho fatta una, diciamo, grossa. Potevo anche portare il certificato medico, ma lui non sarebbe mai creduto a un certificato medico. Ho saltato praticamente il primo scrutino di quinta. Io faccio, infatti si intitola Caracci a Canossa. E poi c'era anche un sottotitolo che lui mi ha detto personalmente in puro dialetto valtrinese, stattacuore. Caracce. Allora, ma siccome il compleanno ci vogliamo tutti abbastanza bene, tutti quanti, come io voglio bene naturalmente a Gullo, e Gullo non so se vuole bene a me. Devo chiederglielo, ma non so dire. Questa è una signora. Gullo col bene che mi do. Esagerare, lo so, ma nessuno è a Canossa, non c'è il pentimento, non la dichiarazione. Devo cantare a bassa voce perché ricordate del turco? Sì. Gullo col bene che ti voglio, vedrai che finirà. Gullo, ti ho fatto una promessa, non risuccederà. Ma anche tu, mio dirigente, prova a essere un poco clemente e risparmia al dardo, mi scuso del ritardo, vedrai non riaccadrà. E allora senza affanno prendiamo al compleanno a sta felicità. A memoria non la so, però faccio di un'altra, possiamo cantarla insieme. Quanto sei grande, Gullo, quando dirigi le briglie d'esto grande carrozzone e tiri a gariola da buona scuola. Buon compleanno, Gullo. La scuola infame. Oggi mi sembra che 4 anni? 4 anni sono passati così. 5. Vedo la magnità dell'Alessandro Magno. Forse mi ha appena fatto il cazziatore. Ma i compleanni se ne vanno via. Buon compleanno, Gullo, la capoccia da scuola infame. Buttare la verdura.